Un risultato importante che mi riempie di orgoglio. Sono stata la candidata abruzzese più votata nella mia regione alle elezioni europee con oltre 18.300 preferenze, un dato per il quale ringrazio ogni singolo elettore ed elettrice per avermi accordato una tale fiducia in una sfida così difficile. Così la candidata del Partito Democratico, Manuela Di Pasquale, stamane nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pescara, alla quale aggiunge: in Abruzzo la lista del PD ha ottenuto numeri rilevantissimi ed il mio nome è stato, dopo quello del sindaco Antonio De Caro e della giornalista Lucia Annunziata, il più votato. Diciamo che la circoscrizione del sud per l'Abruzzo è abbastanza difficile, l'espressione di un eurodeputato. Ci abbiamo provato, un grande risultato, una comunità viva che ha espresso anche un consenso personale nei miei confronti, questo mi lusinga moltissimo, ma anche un punto di partenza, perché un PD sano, una media progressista sana, aiuterà sicuramente un'opposizione al governo Marsiglio, ma anche al governo Meloni, e credo che sia veramente un punto di partenza per noi. Purtroppo con amarezza dobbiamo riconoscere questa vittoria del centrodestra, ma penso che da queste sconfitte si possa ripartire anche per migliorare, perché abbiamo anche delle progettualità molto valide per le tre città che purtroppo dovranno essere attuate attraverso un'opposizione costruttiva, ma credo che anche qui si possa considerare un punto di partenza. Di Pasquale, sul fronte delle alleanze il centrosinistra deve fare ancora molta strada, il fatto di frammentarvi vi penalizza ulteriormente? Diciamo che la frammentazione del centro-sinistra è il più grande problema che abbiamo, anche nelle elezioni poi comunali dove ci sono le coalizioni. Su questo si dovrà lavorare moltissimo, però un punto è stato messo. Il Partito Democratico, come abbiamo sempre detto, è un punto di riferimento della coalizione ed è anche molto generoso, perché in tanti accordi fatti anche nelle amministrative è stato generoso nei confronti delle altre forze pur di raggiungere delle coalizioni importanti, delle progettualità importanti. Non sono andate bene per noi le ultime amministrative, io penso che sia anche nostra responsabilità dire cose chiare. Sapevamo che sarebbe stato difficile dopo la sconfitta delle elezioni regionali, sapevamo che nella maggior parte dei luoghi dove andavamo al voto eravamo già in opposizione, quindi sarebbe stato complicato, però insomma non possiamo nasconderci, nelle principali città purtroppo non è andata bene. E penso che dobbiamo fare una riflessione su questo, anche con i livelli territoriali, trarre l'insegnamento che dobbiamo essere uniti all'interno del partito, perché quando il Partito Democratico è unito funziona molto meglio, riesce a essere motore della coalizione, che ci deve essere una coalizione unita. Dobbiamo saperlo noi, devono saperlo tutte le altre forze del centro-sinistra. Quando il centro-sinistra è unito, gli elettori lo riconoscono come un'alternativa concreta alle destre.